Qual è l'obiettivo di questo incontro sul turismo organizzato da Fratelli d'Italia? Abbiamo organizzato il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha organizzato un incontro informativo con gli operatori turistici della costa. Purtroppo per motivi legati all'emergenza Covid non potrà essere un incontro che è estesissimo, per cui abbiamo dovuto contenere le presenze a circa 80 persone. Sono tutti operatori della costa. E ovviamente qual è l'obiettivo dell'incontro? Far capire agli operatori, quindi anche ai rappresentanti di categoria, gli interventi che la Regione sta predisponendo sul tema emergenza in generale e sul tema turistico in particolare. Sarà presente, oltre al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Vandaferro, il nostro assessore regionale Fausto Orsomarso, si sta impegnando moltissimo nelle attività che riguardano le sue deleghe, cioè il turismo, le attività produttive e il lavoro, per avviare delle iniziative di sostegno concreto a tutti gli operatori. Sostegno concreto, ci tengo a dirlo, perché sono iniziative che immettono vera liquidità nel mondo del lavoro e nel mondo delle piccole e medie imprese, nei vari settori, soprattutto quello turistico, come ci verrà spiegato questa sera. E sono iniziative che immettono liquidità vera, al contrario di quello che purtroppo stiamo notando dalle iniziative del governo, che propongono delle soluzioni che prevedono il credito d'imposta o altre soluzioni col fondo di garanzia, ma quindi indebitamento piuttosto che credito, ma non liquidità. Queste iniziative, quelle già messe in campo dalla Regione, il Riapri Calabria e Lavora Calabria, e questa del turismo che verrà presentata questa sera, sono iniziative invece che immettono liquidità vera nel mondo delle imprese, e quindi è un sostegno che riteniamo sia necessario e fondamentale in questa fase di emergenza, e ovviamente speriamo che sostengano veramente le imprese in una regione che è Covid-free. Quindi noi lanciamo il messaggio a tutta Italia di venire in Calabria a fare le vacanze perché siamo Covid-free, come dice il nostro assessore, come dice il brand, come dice anche la nostra Presidente Santelli, che sta lanciando questo brand, questo refrain di venire in Calabria perché non abbiamo più il Covid.